Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Come potete vedere sotto dal titolo, questo è il primo video sui prodotti che più ho utilizzato durante il mese di gennaio 2013. Ho visto questo video da una ragazza che si chiama qui su YouTube Wormholes88. Comunque vi lascio il suo link o qua sparso o comunque lo trovate giù nell'info box. E lei l'aveva visto da altre ragazze e ho sempre pensato che questo genere di video fosse veramente utile, in quanto facendovi vedere i prodotti che più si utilizzano si hanno delle opinioni più vere, ma non che chi fa top e flop spara cavolate, però involontariamente può succedere che magari si fanno vedere i prodotti che sono acquistati di recente, magari sono utilizzati mezza volta e quindi non lo so, vengono fuori delle non sempre, però ci sta che vengano fuori delle review un po' all'acqua di rose, un po' superficiali. E questo, come appunto vedete, sarà solo un video sul make-up, in quanto io tendo a finire sempre tutti i prodotti per la cura del corpo e dei capelli. Io acquisto e 90% delle volte acquisto e termino, acquisto e termino. Quindi vedete sempre i prodotti di creme, eccetera, eccetera, insomma, di beauty in generale nei prodotti, nel video dei prodotti terminati, così vi faccio la review per bene. Questo invece lo voglio dedicare solo ed esclusivamente al make-up, anche se io finisco anche mese mese qualche prodotto di make-up, ogni tanto mi succede, come per esempio nel prossimo. Sui prodotti finiti di gennaio che a breve vedrete. E niente, mi sembra carino farvi vedere i prodotti che più si utilizzano in modo tale da farvi avere le nostre, chi c'è, le mie opinioni. Prodotto in assoluto più utilizzato per quanto riguarda il make-up è un accessorio e sono questi pennelli qua. Sono i pennelli che ho acquistato su il sito Light in the Box, del quale vi lascio il link giù in info box e vi lascio anche qua sopra il link del video haul dove ve li mostro più nello specifico. Io li ho utilizzati praticamente quasi tutti e li trovo veramente fantastici. I due da ombretto sono meravigliosi, sia per l'applicazione dell'ombretto in polvere, sia per l'applicazione dell'ombretto in polvere bagnato. Questo per il blush angolato è veramente meraviglioso. Questo per la cipria è bellissimo. E considerate che li ho già lavati veramente tante volte perché ho questo set da metà dicembre e a gennaio mi sono sudate, li ho utilizzati tantissimo. Considerate che ora vi faccio vedere questo qua da fondo, che è il mio primo ed unico da fondo, unico, insomma, per ora è il mio primo da fondo tinta piatto, così a lingua di gatto che ho, ed è meraviglioso. E vi volevo dire, insomma, che c'è ancora la scritta Finding Color. Poi ho utilizzato la spugnettina, quello d'eyeliner, che mi piace veramente tanto. È un po' più spesso rispetto a quello di H&M che adoro, però quando voglio direttamente fare, so che voglio fare una riga di eyeliner più spessa, vado direttamente con questo, altrimenti ci sfumo tranquillamente le matite. E niente, insomma, sono meravigliosi, costano 10 euro e sono sicuramente i pennelli che più ho utilizzato in questo mese. In combo, e vi lascio casomai qualche video qua al lato. Dei video dove mi vedete applicare il fondotinta e sopra picchietto la spugnetta così. Ecco, questa è una spugnetta zozza di H&M, vedete? Le trovate a circa 3 euro, 2 euro e qualcosa, non lo so. Ce ne sono tipo 6 così all'interno e sono veramente ottime. Io le ho già lavate tipo 4-5 volte ed è ancora intatta. E cosa ci faccio con questa spugnetta? Non è che vado ad applicare direttamente il fondotinta, ma vado a pulire, a togliere l'eccesso di fondo che magari mi può essere rimasto. Ho visto questa cosa da Malou e Maria Luisa, un bacione tesoro, vi lascio il link di Maria Luisa anche qua sotto e qua da qualche parte, che in qualche tipo qualche mese fa, insomma, faceva vedere che si picchiettava sopra la crema colorata per togliere gli eccessi, appunto, questa spugnetta. E io trovo questa cosa fenomenale, mi piace da morire. Utilizzo oltretutto questa spugnetta per quando faccio degli smokey eyes o comunque dei trucchi un po' più definiti, vado con un correttore liquido, stile Essence Long Lasting, quel coso,
e vado e pulisco la zona. Ecco, queste spugnette, dato il prezzo che hanno, insomma, e la qualità, io ve le straconsiglio. Altro prodotto del mese che ho utilizzato tutti i santi giorni, a parte quando sono stata a Sorrento che molto intelligentemente non mi sono portata dietro, stavo per crepare quei 10 giorni, è la mia matita l'Eyebrow di Catrice nella colorazione 020. È meravigliosa, ha lo scovolino da questa parte fatto a mo' di come cosino di mascara, perfetto per far amalgamare bene la matita alle ciglia, che questa matita ha una consistenza dura ma non troppo, come se fosse già cerosa. Cerosa, vabbè. Il colore è questo, è tipo è il colore intermedio, ecco, perché io sono castana, però sono un castano normale, come si può dire, insomma, non sono di quei castani scuri, quindi a me le matite troppo scure per le sopracciglia non mi ci vedo proprio. E niente, questa la trovo veramente perfetta. E ve la straconsiglio perché questa è la matita veramente dell'anno. Questo è uno dei prodotti top del 2012 e di sempre. E questa è la seconda che compro. Altro prodotto strautilizzato è, e io lo inserisco nel video, questo ve lo metto anche nel make-up perché lo uso proprio come se fosse un lucido, ed è il balsamo labbra idratante protettivo della Vivi Verde della COP. C'è praticamente un'unica colorazione. E io ce l'ho da circa un mesetto, lo trovo veramente ottimo, mi piace veramente tanto. E io lo uso tantissimo per la notte e come protettivo, cioè come idratante pre-rossetto. Lo trovo veramente veramente ottimo e oltretutto ha un prezzo anche basso, intorno alle 2,50-3 euro, una roba del genere, ed è veramente ottimo. Ultimo prodotto non troppo di make-up è questo qua, è il 3 in 1 di Collistar, base, rafforzatore, top coat. L'ho utilizzato praticamente in tutto il mese di gennaio, ve l'ho fatto vedere in un video haul, ve lo lascio qua sopra l'haul dei saldi, e trovai un'offerta a 9 euro da Sephora, questo più lo smalto. Lo smalto anche l'ho messo 2 volte in tutto il mese, ma questo l'ho messo praticamente 2, 4, 8, cioè le 9, 8, 9 volte che io mi metto lo smalto all'interno di un mese. E lo trovo veramente buono, mi fa durare davvero tanto lo smalto, e a prezzo pieno credo che costi 12 euro. Ora, io prima di finirlo ce n'ho del tempo, non lo so se lo ricomprerò, perché comunque la spesa è sui 12 euro, insomma. Però sto cambiando un po' mentalità sugli smalti, poi casomai ve ne parlerò in qualche altro video. Però sicuramente lo smalto che ho utilizzato è questo qua, utilizzato sia come base che come top, ma mi piace molto di più come base che non come top. Prodotto del viso che sicuramente ho strautilizzato è questa cipria qua della Bottega Verde, anche questa l'avete vista in vari miei video, nella tonalità chiaro di luna. Anche questa vi lascio il video haul dove ve la mostravo. È una cipria che ho utilizzato praticamente tutto il mese perché mi va a fissare il make-up, ma non mi va a seccare troppo la pelle. Io ho bisogno della cipria in quanto voglio che il make-up mi duri. Perché molto spesso, come adesso che è mattina, voglio che il make-up mi duri fino a stasera alle 8 alle 9. E andando anche, so che dopo andrò in palestra, so che suderò e quant'altro, e voglio che mi duri il più possibile. Questa cipria lavora veramente tanto bene. In quanto a opacizzazione, non vi so dire come sia, ma né questa né tante altre, a meno che non si vada nel periodo estivo, e allora magari mi si lucida un po' più la pelle, ma no, la pelle a me non mi si lucida mai. Quindi questa, perché ha la pelle secca, è veramente ottima, ottima, ottima. L'ho pagata tipo 5 euro, ci sono 9 grammi di prodotto e una scadenza di 18 mesi, ma penso che la finirò tranquillamente prima, assolutamente. Passando agli occhi, in questo mese ho utilizzato tantissimo degli ombretti in crema come base e in principale, e in particolar modo questo qua della Essence, lo Stay All Day, che si chiama Still The Show, del quale vi lascio il link qua dove ve lo mostro mentre lo applico. Poi ho comprato nel mese di gennaio ed ho altrettanto utilizzato questo qua della Snow Gem,
Ammazza che luce, e insomma è quello lillino, è il numero 01. E poi questo qua dell'Astra, della collezione invernale, questo rosa salmone, che anche questo avete visto in questo Get Ready With Me, che vi lascio il link qua. Ecco, io vi ho portato questi qua perché sono quelli che più ho utilizzato e perché ho dei video dove li ho usati, quindi potete anche andare a vedere la resa. Sono degli ombretti cremosi ottimi. Questo qua dell'Essence non mi fa troppo impazzire, ma mi sa perché sono stata un po' sfigatina io, perché comunque è parecchio secco. È parecchio secco questo. Mentre invece quest'altro dell'Essence dell'edizione limitata Snow Gem è molto morbido e mi piace veramente tanto. Mentre invece questo dell'Astra, niente da dire, ha una pigmentazione da urlo e una tenuta estrema. E io li ho utilizzati assolutamente come base e poi ci sono andata a lavorare sopra con le polveri. Altro prodotto che ho strautilizzato in questo mese è il gel eyeliner della Essence, Midnight in Paris, il numero 01. Perché l'ho utilizzato tantissimo? Perché mi si sta per seccare del tutto, quindi ho detto prima che insomma lo debba buttare via e c'è ancora tantissimo prodotto, cerchiamo di utilizzarlo. Vero è che anche a questo punto, che è molto pastoso, me lo sono messo anche stamattina, è un po' più cioè da una parte è più difficile da lavorare perché non è che tende a fare i grumi, però insomma ce l'ho veramente corposetto adesso. Però da una parte è meglio perché quando è troppo liquido si scivola parecchio il pennello, mentre adesso lo dosate voi via via. Però ecco, ho cercato di concentrarmi su questo eyeliner lasciando da parte quelli liquidi e le matite. Io sono un amante della matita sull'occhio un po' sfumata. Ecco, questo mese sono andata di eyeliner a go-go sia nel weekend che durante la settimana. Anche perché questo eyeliner in gel è veramente favoloso se volete fare un trucco per andare in palestra, per non andare in delle condizioni pietose. Mettete una riga di eyeliner finina, mascara e siete a posto. Anche ciglia fatte, io vi direi, perché le sopracciglia fatte, vi direi, perché sono veramente più belle, incorniciano proprio il viso, le sopracciglia più disegnate. Quindi ecco, questa è un'alternativa validissima per andare anche in palestra o comunque per quando si vuole essere sicuri al 100% di tenerlo dalla mattina alla sera. Sempre in tema di occhi, ho utilizzato tantissimo questa palettina qua della Kiko Unexpected Rosy Taupe, la 01. Aiuto, la 01, che uscì in edizione limitata l'anno scorso con la Chic Chalet ed hanno riproposto con la Dashing Holidays. L'ho pagata 13 euro a prezzo pieno. E perché vi faccio vedere questa palette? Mi sono truccata tantissimo in questo mese, però questa palette l'ho usata almeno 5 volte per truccarmi, quindi utilizzare sempre questa palette almeno 5 volte, cioè per me, per una che comunque ha abbastanza colori, abbastanza possibilità per truccarsi, ecco, vuol dire tanto per me. L'ho utilizzata per 3 weekend su 4, no, anche 4, perché ci ho fatto il trucco per il primo dell'anno. Ci ho fatto altri 3 weekend e un'altra volta durante la settimana. Ha dei colori meravigliosi, specie questi. Vabbè, ve li faccio vedere tutti. Sono dei colori meravigliosi e ho ricevuto anche un sacco di complimenti quando mi sono truccata con queste. Cioè, complimenti, mi hanno detto che bei colori, quali sono, insomma, perché hanno delle venature sul rosa. Scusate, mi sa che io vi ho accecato nel frattempo. Hanno delle venature rosa veramente meravigliose, danno una luce pazzesca al trucco e lo rendono davvero 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 particolare, quindi utilizzatissime in questo mese. Penultimo prodotto sul quale non mi soffermo più di tanto perché ve ne parlerò nel video dei prodotti terminati è l'Elf Highlight Primer e anche questo me l'avete visto utilizzare tantissime volte e ha questa colorazione qua traslucida, che però uniforma leggermente la palpebra, non so manco se si possa apprezzare sta qua, perché oggi è buio. E l'ho strautilizzato perché questo è l'altro avviato che ho e ne ho finito uno, quindi lo troverete nei prodotti terminati, ve ne parlerò meglio là. Ed ho strautilizzato questi due mascara
Questo qua, l'Ultratech Curve di Kiko, mascara incurvante, perfetto, lo adoro. Ha lo scovolino in silicone, quindi lo scovolino in silicone permette alle ciglia che vengano belle definite, non fa grumi. Se lo passi due o tre volte ti volumizza anche le ciglia, te le fa un po' più, come piacciono a me, più corpose, più fintone. E ti permette di essere precisa e di lavorare bene sia nella parte esterna dell'occhio che sotto. E poi ho usato questo qua, il multi action verde, che ora non si trova più. Lo pagai 1 euro e mi sa che comunque qualcuno l'aveva aperto, perché comunque l'ho utilizzato solo in questo mese, l'ho aperto da un mese e a parte mi sa che è quasi finito, non è che manchi più di tanto. E poi è diventato veramente corposetto. E questo qua è il False Lashes mascara multi action. Quindi insomma mi ci sto trovando anche abbastanza bene e tiene meno, cioè io se vado per dire in palestra o comunque a lavorare in piscina con questo vado alla stragrande. Se questo lo devo tenere, ti fa conto, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 10 mi ci fido un po' meno. Lo uso anche per andare in palestra, però cioè so che devo stare fuori di casa 3 ore e allora dico vabbè, per 3 ore si può fare. Niente ragazzi, la mia vaschetta è finalmente terminata. Questi sono i prodotti che più ho utilizzato nel mese di gennaio. Così vi ho detto anche i pro e i contro, ma praticamente sono quasi tutti i prodotti che mi piacciono. Ho fatto eccezione dello Stay All Day, che è un po' così e basta. Quindi più o meno è solo quello, il prodottino un po' così e cos'ha. Ovviamente ho utilizzato tante altre cose. Tra l'altro ci tenevo a dirvi che questo mese ho cambiato tantissimo, ho provato. Cioè, praticamente mi sono cambiata blush giorno dopo giorno, quindi di solito sono un po' più in fissa, vado a periodi. Questo mese mi è successa questa cosa con i blush e anche con i rossetti, dato anche gli svariati acquisti che ho fatto per quanto riguarda le labbra, sia le matite che i rossetti. Ho ritirato fuori quelli un po' più vecchi. Ho fatto il conto con Nelly, ho fatto guarda, io prima di comprarmi questi rossetti io ne avevo tipo 6-7, cioè veramente pochissimi. E niente ragazzi, quindi non vi faccio vedere niente per quanto riguarda i blush, terre, eccetera, eccetera. Queste sono le cose più salienti, le cose che più veramente ho indossato. Un bacio grande e grazie per aver visto il video. Ciao!